Morsi, guance squarciate, orecchie divorate, sono stati attaccati al muso e alle zampe i quattro vitelli e le due fattrici che ora sono sotto le cure dei veterinari dopo l'attacco di un lupo avvenuto nell'azienda agricola Rossini Loretta a Montefelcino. A raccontarci dell'accaduto è Ivano Manoni, coadiuvante nell'impresa che domenica mattina si era allontanato alle 9:30, poi tornato in azienda 2 ore dopo, insieme ai due colleghi e al proprietario dello stabile che hanno incomodato d'uso gratuito, sono entrati nella stalla e lì la brutta sorpresa. Noi con gli occhi nostri abbiamo visto un lupo che stava aggredendo i capi all'interno della stalla, rovinandone sei, ne abbiamo trovati, i cani si sono tuffati con il lupo, visto che abbiamo avuto paura tutti e poi abbiamo chiamato le forestali di Fossombrone, il maresciallo, e mi ha risposto che non era compito loro mandar via il lupo. Dopo svariati tentativi, aprendo tutti i portoni e quant'altro, dopo circa un'ora di litigare tra cani e noi urlare e quant'altro, siamo riusciti a buttarlo fuori dalla stalla. A quel punto sono stati chiamati il veterinario e le autorità competenti per i verbali del caso. A quanto ammontano le spese veterinarie? Guardi, a oggi ancora con il veterinario devo riparlare, ma sicuramente parliamo di un minimo di 500-600 euro, se tutto va bene, non ci siano complicazioni. Ora però il problema è il rimborso dei danni subiti. La Regione Marche di rimborso, avendo parlato con il signor Roberto Gatto, ha detto, essendo dentro una stalla, come è successo ad altri colleghi, ha detto se la stalla non è chiusa perfettamente a stagno e non hanno, diciamo, i lupi rotto le porte che erano robuste in un certo modo, non so cosa voleva intendere, non ci retribuiscono nessun danno. E già abbiamo avuto un attacco nel 2018 su degli ovini, abbiamo avuto una perdita di 10 capi. E non ci hanno rimborsato neanche un euro. E anche gli indennizi per sostenere le imprese nel corso della pandemia, ha proseguito Ivano, neanche l'ombra, siamo all'esasperazione. Ho chiesto verbalmente a diverse istituzioni, tra cui provincia, regione, quant'altro, perché siamo arrivati alle esasperazioni che io sono riuscito a contare una sera la bellezza di 9 lupi insieme. Tutti sono Di contenti. avere delle gabbie, qualcosa per catturarli, visto che sono Poi animali alimentari, crescono protetti benissimo. e non possiamo spararli, non possiamo fare niente perché diventeremo degli illegali. E abbiamo chiesto di dateci delle gabbie, qualcosa di opportuno per poterli rimuovere dalle nostre zone. Fortunatamente mi sono comprato 2 cani maremmani pagati dalla nostra azienda e molto ci stanno salvando, però non bastano. E noi vogliamo sapere dall'istituzione chi in merito di prendere dei provvedimenti idonei rispettando tutte le normative. Nessuna risposta. Le associazioni dicono dovrebbe pagare Tizio, dovrebbe pagare Caio e noi non vediamo un euro.